Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come potete vedere c'è un nuovo set. Oggi siamo qui per riprendere un po' la rubrica dedicata alle vite dei grandi fotografi. Oggi ragazzi parliamo di Robert Doisneau. Robert Doisneau nasce in un sobborgo di Parigi nel 1912 e nel 1929 inizia a occuparsi di fotografia lavorando per il fotografo pubblicitario André Vigneault. In questi anni vende il suo primo reportage fotografico alla rivista Excelsior e viene assunto anche come fotografo pubblicitario della Renault. Il primo servizio fotografico gli viene commissionato a Billancourt, un piccolo comune francese della regione dell'Île-de-France. Deve fotografare sia la fabbrica di automobili che gli operai, due mondi divisi e contrapposti. E una delle sue foto più famose del periodo come fotografo pubblicitario della Renault è quella di un'operaia nella catena di montaggio, seduta al suo posto, ben pettinata, con uno sguardo fisso, penetrante. E Doisneau successivamente confesserà di aver scelto questo scatto perché quella donna gli ricordava sua madre. Tuttavia questi soggetti che fotografa per la Renault non lo appassionano davvero, tanto che nel 1939 viene licenziato per svariati ritardi e poco dopo ottiene un altro lavoro presso l'agenzia RAFO. Questo impiego gli permette di viaggiare per tutta la Francia, così da realizzare le sue prime fotografie di strada. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale però Doisneau interrompe la carriera di fotografo ed entra a far parte della Resistenza, mettendo a disposizione le proprie capacità in litografia studiata quando era piccolo, litografia sfruttata soprattutto per falsificare documenti. Pur interrompendo l'attività di fotografo, scatta comunque qualche foto, naturalmente, durante la guerra. E sono fotografie che documentano la resistenza francese, l'occupazione e la liberazione di Parigi. Un esempio è la foto Barricade Rue de la Huchette, realizzata a Parigi, all'angolo di Place du Petit Pont, nel 1944. E nonostante il periodo della guerra, Robert non perde tuttavia il suo ottimismo, che traspare dalle sue foto. Tra gli scatti più famosi del periodo bellico c'è sicuramente la Voiture Fondue, probabilmente un'auto nazista bruciata dai combattenti della Resistenza. Doisneau invia un messaggio di speranza, messaggio nel quale i bambini sono simbolo di un futuro migliore. Finita la guerra, ricomincia a scattare foto a scopo pubblicitario e realizza anche alcuni reportage per Vogue, fotografando molti artisti, tra i quali Picasso. Nel famoso scatto Le Pen de Picasso, Doisneau mostra la genialità del pittore. Picasso è seduto e la forma di due pani posizionati sulla tavola crea l'illusione che si tratti delle sue mani. Nel 1949 poi pubblica il suo primo libro di fotografie, La banlieue de Paris, la periferia di Parigi, il primo di una lunga serie di volumi con immagini di Parigi e dei parigini. Doisneau appartiene alla periferia ed è la periferia che traspare dai suoi scatti. La sua non è una Parigi convenzionale fatta di moda, cinema e mondanità. Si focalizza invece piuttosto sulla condizione umana, fotografando la vita degli emarginati, dei bambini in strada, delle prostitute. Al centro della sua fotografia c'è l'uomo con le sue emozioni. Doisneau con le sue immagini coglie lo spirito della nazione, fissando in immagini le icone della Parigi del Novecento, con un registro ironico e poetico, ben rappresentato dai soggetti principali delle sue foto, i bambini e gli innamorati. Doisneau, insieme a Henri Cartier-Bresson, è considerato uno dei padri fondatori del fotogiornalismo di strada. La sua foto più famosa è sicuramente Le Béziers de l'Hôtel de Ville, scattata nel 1950 mentre sta realizzando un servizio fotografico per la rivista americana Life. Infatti, questo scatto non è spontaneo, ma costruito. Doisneau vede due giovani baciarsi appassionatamente. Per preservarne la riservatezza, non li fotografa subito, ma gli chiede di ripetere il bacio. E i due giovani accettano. E all'inizio degli anni 90 questa foto è stata anche oggetto di un contenzioso. Infatti una coppia francese, Denise e Jean-Louis Lavergne, si presentano a una televisione francese, sostenendo di essere i due protagonisti della celebre foto e denunciando anche di essere stati defraudati dall'artista che non avrebbe chiesto a loro il permesso per scattare quella foto. E Doisneau, per difendersi, è costretto ad ammettere che i due soggetti si sono messi in posa, quindi dando il loro permesso a essere fotografati. A quel punto si presenta tale François Bonnet, che mostrando la copia della foto autografata da Doisneau, dimostra di essere lei la vera protagonista dello scatto. Lei stessa, nel 2005, venderà quella copia autografata per 155.000 euro. Eh sì. Direi che ha fatto bene quel giorno a ripetere quel bacio. Il processo creativo di Doisneau è impulsivo. Come afferma lui stesso,
come mi prende la voglia di fare una fotografia? Spesso è la continuazione di un sogno. Mi sveglio un mattino con una straordinaria voglia di vedere, di vivere. Allora devo andare, ma non troppo lontano. Perché se si lascia passare del tempo, l'entusiasmo, il bisogno, la voglia di fare, svaniscono. Non credo che si possa vedere intensamente più di 2 ore al giorno. Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo possa esistere. La sua capacità di cogliere le emozioni è merito di una immersione totale nella realtà che lo circonda, tanto che lui stesso amava definirsi come un pescatore di immagini. E direi che nella sua vita ha pescato molto bene. Ragazzi, questo brevissimo excursus sulla vita di Robert Doisneau si conclude qui. Io spero che sia stato interessante. Che dire, io come sempre, ragazzi, vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!